Nel precedente episodio di The Long Dark. Oh Gesù, no, sono nel mezzo di una tempesta. Porca di quella porca. Male, molto male. Cristo, non vedo neanche dove sto andando. Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su The Long Dark. Sembra che Pleasant Valley voglia proprio farmi fuori, ed ora che mi sono addirittura smarrito nella nebbia, ignaro della tormenta che sta arrivando, temo che dovrò ancora una volta trovare un modo per sopravvivere contro ogni possibilità. E pare inoltre che abbiano aggiunto una nuova mappa, ma la visiteremo tra qualche episodio. Buona visione! Ok signorina, sta un po' meglio adesso? Possiamo ripartire all'avventura in questa bella giornata di sole? Dove cazzo sto andando però adesso? Ok, sono quasi contento di aver perso il lupo, sarò sincero. Ok. Però non ho la più pallida idea di dove sono e di come tornare indietro. Sì, ma non può essere che il tempo mi cambia così bastardamente ogni volta che esco di casa. Dai, The Long Dark, avanti. E giù, bivi, ma perché mi devi mettere i bivi? Che già mi perdo sui rettilinei io. Ah... Mi date una bussola, cortesemente? Wow, ok, ho trovato un ponte. Yay? Non lo so. No, aspetta un attimo. Devi pensare come un programmatore bastardo. Se ci hanno messo il ponte, vuol dire che è bene. Ok, prendiamo il ponte e facciamo finta di sapere ciò che stiamo facendo. Quanto ha freddo, signorina? No, temperatura siamo messi anche bene. Però signorina, non ce l'abbia con me sto posto che è veramente uno schifo. Ma io me ne torno al lago di prima. C'era solo un orso di tanto in tanto. I lupi ti abbracciavano come non ci fosse un domani. Qua veramente è una cosa tristissima. No, veramente sto posto mi sembra un horror. Cioè con ste luci, sti colori mi sembra veramente di essere in un horror. Tre... Oh, ho trovato una fattoria. Ok. Speriamo non ci siano anche i lupi che mi accolgono a fauci aperte. Cortesemente, dove sarebbe sta cavolo di fattoria? Ah, eccola là, perfetto. Oh, ma che culo, è distrutta. No, sono due distrutte, bene. Bene, grazie The Long Dark, eh. Sempre della gentilezza fatta videogioco. Cos'è? Una penna di corvo, cosa me ne faccio? La carcassa, invece la prendo tutta. Oh Gesù, Gesù, mi toccherà dormire alla diaccio. Ipotermia? Sto tornando. Yay, la gioia nel mio corpo e il panico ovunque. No, ci posso anche scaldarmi lì. Un fucile da caccia. Bene, ma mi interessa più che altro i proiettili. Pacco da 5. Un'accetta. Ho trovato il tesoro. E una scatola ovviamente vuota. Latte. Cibo per cani, vabbè. Bottiglia d'acqua. Ok, non è andata poi così male. Oh, ed è tornata la luce, grazie. Dove cacchio sono finito però? Ah, erano 3 baite distrutte. Beh sì, certo. Ok, ha un coniglio, mi faccia prendere colpi anche lei. E ho ancora 3 ore di luce. Che faccio? Faccio la minchiata come al mio solito? E dormo all'addiaccio, però mi riscaldo? Ok, però stavolta mi faccio furbo e mi accendo il fuocherellino. Se trovo legna, disse lui guardando una cacchio di casa fatta in legno. Il lato positivo è che almeno c'ho carne da cucinare. Ho la legna per riscaldarmi, quindi se tutto va bene, se posso dormire in parte al fuocarello tutta la notte, domattina mi alzo e bestemmio. Non vedo l'ora di tornarmene al mio caro laghetto. Ma voglio ancora esplorare la nuova zona perché sta portando un sacco di episodi... con molta ansia e cose che accadono. Speriamo che l'altra cosa che accada non sia la mia morte. Non sarebbe male sopravvivere ancora un po', sai, The Long Dark? E che la signorina mi sta scendendo di condizione, giustamente, perché è esausta. Signorina, porti pazienza, che adesso la faccio dormire, mangiare... Non dai lupi, mangiare lei. Se no mi scappa, poverina, c'ha anche ragione. Signorina mia... Mi spiace per quello che sta accadendo. Ma sa, devo intrattenere le persone. Una persona intelligente sarebbe tornata al lago. Ma
Ragazzi, se qualcuno si aspetta che io faccia scelte intelligenti, cadete male, però qui siamo protetti, vero? Allora, sperando che non mi arrivi un lupo da dietro, vediamo intanto di accendere il fuoco e di scaldare tutto sto popò di carne che ho. Oh Gesù, mamma mia, non sono mai stato tanto in panico come in questi ultimi episodi, sarò sincero. Parti, 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 che la signorina ha bisogno di tutto. Ok. Butta sì un altro po' di legna di quella buona, anche di quella un po' più culo. Sì, grazie, ok, sappiamo tutti che è notte. Dicevo, scaldiamo tutta sta carne e poi può andarmi a dormire con la panza piena. Dico pancia piena perché l'altra sera si è mangiata 2,5 kg di pesce, quant'era? E anche di tè, le faccio fare anche il tè così mi dorme bene stanotte. Perché io ci penso, signorina, lei, io ci penso. Allora, aggiungiamo un po' di legna, sperando di averne abbastanza fino a domani mattina. Ho legna per 6 ore. Non è che sia tantissimo. Mamma mia, che tempaccio. Ho preso anche quella che era qua, mi pare. Allora, visto che posso dormire poco, signorina, le faccio bere il suo tè. Così mi dorme meglio la notte. Per 6 ore posso dormire tranquillamente. Le ultime 2 ore... Speriamo bene. Speriamo bene. Oh, albeggia. Albeggia, per fortuna. Lei come sta, signorina? È ancora affaticata. Senta, signora, mi dorma un'altra ora? Non lo so io. Mamma mia, è proprio bisognosa sta signora, oh. Sarà anche dovuto al fatto che l'ho caricata di nuovo come un mulo, poverina. Ecco qua. E guarda caso, c'è la tempesta. The Long Dark, io ti odio veramente, Ok, vediamo di rimetterci in sesto e di ripartire. Sotto la tempesta, perché no? Tanto ormai. Guarda che casino. Ma porca di quella porca, fatemi solo vedere sto fucile da caccia se è messo meglio del mio. Ma proprio no. Facciamo che lo lasciamo lì per adesso. Cibo per cani, me lo porto dietro perché non si sa mai. Ok, io mi arrischio, al diavolo. Tanto ormai peggio di così quanto freddo fa. Meno 44! Ma stiamo scherzando? Ma stiamo veramente scherzando? Oh, si è spento il fuoco e la temperatura che percepisco sta scendendo molto rapidamente. Ok, sta tornando sul freddo. Niente, mi devo rischiare. Al diavolo. Al diavolo. Per adesso cerchiamo di andare alla cazzo, sperando di trovare una strada, qualcosa. No, mi sa che ho dato il limite della mappa. Gesù, veramente? Oh, questi ultimi episodi, sto gioco ce la sta mettendo tutta per farmi fuori. No, non posso continuare a giocare impanicato ogni santa volta The Long Dark. Ok, che una persona razionale sarebbe rimasta al lago e tanti saluti, ma io devo anche intrattenere, mi devo muovere. Signorina, lei c'ha troppo freddo, però non va bene. Non va per niente bene. Oh, e adesso prima la salita, adesso la discesa. Dove diavolo stiamo andando? Oh, e stiamo congelando, ma chissà perché io non mi stupisco. Sono completamente perso, non ho la più pallida idea di dove io stia andando. The Long Dark, alla fine mi hai fatto vivere quanto? 2 episodi in più del previsto? Grazie, comunque del pensiero, porca di quella porca. Che ha fatto, signorina? Mi faccia prendere colpi se è fatta male alla caviglia. Ma porca di quella porca. Ma io l'ho detto che lei sta veramente male, Ma guardate. Qualcuno per caso mi presta un Garmin quando ha un secondo? Senza fretta, Ma perché ci deve essere una tormenta ogni giorno? Oh, c'è una tormenta ogni volta che io esco di casa. No, veramente. Ok. Ok, almeno la tempesta si è attenuata finalmente. Perché ho... Perché ho il coso rosso? Ipotermia? No, ma mi pigli per il culo. Ma porca di quella porca. Oh, male, non di nuovo. Porco cane, no, l'ipotermia. Non posso schiattarci di nuovo. Guarda la condizione come sta scendendo. Bene, bene. Dove cavolo vado io adesso? Sono ore che sto divagando. Sì, divagando. Vagando per sto cavolo di coso. Oh, porco di quel cane. Oh, la signorina è molto stanca. Come sempre con l'ipotermia. Puttana. Cos'è laggiù? Cos'è laggiù? Ti prego, dimmi che sei una baita vera. Dimmi che non sei la solita cosa distrutta perché sennò bestemmio stavolta.
Signorina, se lei ce l'ha con me ha tutti i validi motivi e io non la biasimo. Sembra una baita vera, sembra una baita vera, ti prego. Cioè, se la baita più piccola dell'universo è... è una baita vera. Allora, non ho legna, non ho legna, devo procurarmi un bel po' di legna. Oh, signorina esausta, madonna, la condizione fisica sta scendendo proprio malamente. Ok, spero di avere abbastanza per rompere la legna. Ah, la condizione fisica sta andando giù troppo velocemente. Ok, 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 però ho legna, però ho legna. Ma contento. No, 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 la condizione sta andando giù troppo in fretta. Mi prenda anche delle cose che ci facciamo il tè qua. Perfetto. Non urma, donna quanto va giù in fretta. Oh, molto male. Molto male. Ok, qui dentro non fa così freddo. Porco di quel cane, io spero, spero con tutto me stesso di trovare della legna. Allora, vediamo innanzitutto che risorse ho addosso per il cibo. 24 ore devo sopravvivere qua dentro, ma si può essere più sfigati. Ok, facciamo dormire la signorina un 4 ore, così mi recupera un po' di energie almeno. Non ci credo, quella maledetta tormenta, maledetta. Vediamo se l'ipotermia va giù. Ok, non serve che... Teoricamente è importante che la temperatura resti sopra lo zero. Ah, ti prego, dammi del cibo, gioco, ti prego, niente. Tutti i cassetti vuoti. Grazie The Long Dark, veramente. Una barretta, nascosta un po' il buio. Ok, meglio che niente. Che brutta situazione di nuovo. Spero... Non ho neanche avuto la fortuna dell'altra volta. Non riesco più a parlare. Non riesco più a parlare e ho il buiume ovunque. Come sta, signorina? E insomma, quante ore ancora? 11 ore. In teoria dovrei avere abbastanza cibo e acqua. Però una volta uscito da qua dovrò di nuovo trovarmi un'altra casa o del cibo, non so nemmeno io. E dal rumore fuori c'è la tempesta della vita, ovviamente. Senti che rumore! Ok, è di nuovo mattina. E quanto ancora di... 3 ore. Oh, ce la possiamo fare, ma quello che mi preoccupa veramente è il cibo. Mi preoccupa veramente un sacco. Io do fondo alle ultime scorte, signorina, mi sa che di sto passo le dovrò far mangiare anche il cibo per cani, eh. Non ce l'abbia con me, ma non abbiamo altro. Ok, ok, almeno l'ipotermia è curata. E ho 9 ore di luce per trovare del cibo. Oh, speriamo bene. Oh, ma che bello, adesso c'è il bel tempo. Grazie The Long Dark. Grazie veramente, eh. Allora, devo trovare una crisbio di casa, qualcosa. Sto posto è veramente orribile, ma veramente. Quanti gradi sono? No, eh. Se mi arriva un'altra tempesta mi incazzo, eh. E ho sconfitto l'ipotermia per la seconda volta in breve tempo. Devo lasciare questo posto il prima possibile, ma non prima di aver trovato quell'antenna radio che ho visto tempo fa. E se riesco ad uscire vivo dalla valle, beh, statene certi, questo posto non mi rivedrà più. Come sempre vi ringrazio per aver visto questo episodio e spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Se possibile mettete un mi piace e condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. Se siete nuovi iscrivetevi per non perdervi la prossima puntata. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!